Francisco, con la nueva 9, Tommaso Volteri, con la nueva 10, Roberto Consetta, Francesco Fasco, con la numero 11, Saverio Mazzartini, con la numero 13, Camillo Franchi, in panchina, una vecchia conoscenza di lui, coach Andrea Tommaso, con la sua vice allenatore, Lorenzo Formica. Potranno squalificarci il campo, ma non squalificheranno mai la nostra passione. Passoni, Fulgo, Amelia, con numero 5, Alessandro, grande, con numero 7, dove Alessio, dove Mari, con numero 8, Santiago, Bruno, con numero 10, Giuliano, Sabaccia, con numero 11, Lorenzo, Alessandro, con numero 12, il capitano, Riccardo Ravelli, con il numero 14, Jacopo Palazzoni, con il numero 15, Giorgio Attuala, con il numero 17, Carlo Cantone, con il numero 18, Danilo Giulia, con il numero 21, Alessandro Borio, primo allenatore del signor Marcello Gazzinati, vice allenatore del signor Edoardo Napolini, e sempre con noi, con il numero 5, Matteo Nero Pantolazzi. E ora l'inno nazionale d'Italia. Grande Bruno, D'Alessandro, capitano Rigoni e Palazzoni. Ciao Dani! Ciao, guardate come si fanno i delinquenti! Signorini! Lo stop in fire! È quasi tutto pronto. Quarto. Miasbella. Portacci, Mazzantini e Pesico. Lo starting five di Coach Andreata. Thank you.
Signore e signori, la più cordiale buonasera da parte di Daniele Piovera e di Carlo Ossi, buonasera. In esilio forzato alla Pala Bertelli di San Giorgio sul Legnano, vista la squalifica, e poi ci torneremo, di due giornate per il Pala Battisti. Paffoni che affronta il Golfo Piombino, ci sono Grande, Bruno D'Alessandro, Arrigoni e Balanzoni da una parte, dall'altra invece abbiamo Procacci, Iardella, Mazzantini, Fratto e Persico. Ribaltamento di Grande, buona lettura da parte di Mazzantini che intercetta, rimangono 13 secondi per l'azione attacco della Paffoni. Carlo, togliamoci subito il dente, noi eravamo ad Alba, voglio un tuo giudizio su quello che è successo e soprattutto sulla decisione del giudice sportivo. Ma francamente è un pochino eccessivo quello che è stato, le sanzioni che sono un po' eccessive, le sanzioni combinate da Fulgo Paffoni. Tenevo presente che sì, è vero, ci sono stati dei tifosi che sono entrati in campo, questa cosa non si fa, ma in quel momento anche tutti i bambini di Alba erano già tutti dentro al campo, c'era un sacco di gente sul terreno di gioco quando i tifosi comunque sono entrati senza avere alcuna velleità violenta nei confronti dei due signori in grigio. Poi è vero che c'è stato forse un piccolo contatto con i due signori da parte di una tifosa, però francamente due giornate di squalifica vogliono dire tanto per una società come la Paffoni, che comunque deve sobbarcarsi e spostare tutta la sua macchina organizzativa a più di 80 km di distanza. Però chiudiamo qui il capitolo, sanzioni eccessive, però siamo qui per vincere questa partita. Match clou della undicesima giornata del campionato, due squadre a pari 18 punti, le due seconde in classifica, 8 vittorie ciascuna e due sconfitte per loro. Ti correggo, 7 vittorie di Piombino che è al quarto posto con 2 punti dietro la coppia Ominiasa Miniato. Sì, no, scusa, in effetti hai ragione, è Miniato che è alla pari con la Paffoni, però questo non toglie il fatto che sia il match clou della giornata, proprio perché Piombino con una vittoria qui a San Giorgio potrebbe agganciare la Fulgor. Quindi massima attenzione per i ragazzi di Chizzinardi, si parte un po' con le polveri bagnate, d'altronde fa molto freddo qui al Pala Bertelli di San Giorgio. Non so se abbiano acceso il riscaldamento, comunque forse è questo il motivo per cui le due squadre sono partite un po' contratte. Una bella struttura, Nato Arrigoni si prende la tripla lunga, si accontenta ovviamente della rimessa Saverio Mazzantini, suo anno a Pavia, 2 anni fa con la maglia di Firenze. Grandi applausi anche per l'ex di giornata Francesco Fratto, che viaggia a 14,4 punti e quasi 10 rimbalzi per allacciata di scarpe, statistiche eccezionali per lui. Ora Persico lavora contro Balanzoni, sbaglia, altro errore, polveri bagnatissime in questo avvio di partita, 0-0 dopo 2 minuti. Procacci attacca Balanzoni, sì, stoppata di Balanzoni proprio su Procacci. Sbaglia da sotto D'Alessandro, una buona azione costruita dalla Paffoni. Poi dall'arco tripla corta di Mazzantini, prova ad alzare un po' i ritmi la Paffoni, o almeno questa è indicazione di Ghizzinardi, dietro il blocco Grande. Va da Bruno che subisce fallo, piuttosto netto il fallo di Iardella. Secondo fallo di squadra per il Golfo. È una squadra molto diversa nelle due versioni casalinga e da trasferta. Imbattuta in casa, le tre sconfitte invece sono arrivate tutte lontane dalla Toscana. Ora fino in fondo una buona azione di Santiago Bruno. È chiaro, Carlo, che per superare un po' le difficoltà offensive e le poche rotazioni, ricordiamo Donadoni out di fatto per tutta la stagione, ci devono essere dei giocatori chiamati a prendersi qualche responsabilità in più. Uno di questi è Santiago Bruno. Assolutamente sì, diciamo che Donadoni, l'out di Donadoni non è una buona notizia in casa Fulgo. Lui era un giocatore eclettico, un giocatore che riusciva a cambiare tante volte gli equilibri della partita, magari mettendo un po' di fantasia
nel gioco della Fulgor. Però ecco, quello che c'è da dire è che comunque i giocatori che la Fulgor può schierare in questo momento qui sul terreno di gioco sono giocatori di primo ordine. Quello che manca un po' in questa fase e quello che è mancato ad Alba è il fatto che la Fulgor deve riuscire più a imporre i suoi ritmi, perché se gioca a ritmi lenti trova un po' di fatica a fare canestro. Lo dice anche il fatto che ad Alba siano stati segnati solamente 64 punti, stasera si parte con solo 2 punti dopo più di 3 minuti di gioco. Sicuramente la Fulgor è una squadra che deve correre se vuole fare gioco. Il problema è che non puoi andare troppo veloce, ripeto, con rotazioni limitate. Persico da sotto si divora un canestro e poi va a subire, no, commette un'infrazione di passi. Ancora quota 0 Piombino. Qualche modo grande, c'era possesso perso. Poi Arrigoni da buon capitano richiama Grande, che se l'ha presa con Balanzoni, ma è chiaro che un pizzico di nervosismo c'è, Carlo, eh? Assolutamente sì, lo dimostra il fatto che, ripeto, dopo quasi 4 minuti la Paffoni ha sognato solamente 2 punti, 0 Piombino, partita nervosa, diciamo che momento delicato per la stagione per la Paffoni, che deve assolutamente vincere questa partita se vuole tenere il passo della prima classifica che è Firenze. Ricordiamo la Paffoni comunque una partita che è una squadra che è partita con grandi ambizioni per mettere le mani su questo campionato. Adesso abbiamo visto Grande, Balanzoni in mezzo al campo, diciamo una... c'è parecchio nervosismo nelle file della Paffoni, proprio perché fosse una fase questa di campionato in cui i ragazzi di Ghizzinati non riescono a replicare in campo quello che cercano di costruire faticosamente durante la settimana. Ora i primi 2 punti di Piombino, si va sul 2-2, ma sono passati già 4 minuti e 15 di gioco. 2-2 è veramente un punteggio che la dice lunga sul nervosismo che si respira qui al Palo Bertelli questa sera. Voilà, da Alessandro legge ottimamente Fratto le intenzioni dell'ex capitano di Cento. Pick and roll, palla per Fratto che fa saltare, poi sbaglia da sotto, subisce un contatto, ritrova il pallone, va a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori dopo 5 minuti per il vantaggio di Piombino su 4-2. Ora canestro e fallo subito da Balanzoni. Questa è la palla canestro che deve giocare la Paffoni per esaltare anche Balanzoni. Sì, assolutamente, questa volta è buona la rotazione dei ragazzi di Ghizzinardi, tutti 4 fuori dall'area, a lasciare comunque ricevere libero Balanzoni sotto canestro. Quando Balanzoni riceve in quella situazione, molto bravo con il corpo a tagliare fuori il suo avversario, infatti il suo avversario non può fare altro che commettere fallo, quindi canestro valido, libero aggiuntivo. Dopo 5 minuti di gioco si va sul 5-4, punteggio sempre ancora molto bassi, però insomma si comincia a segnare. A segno Balanzoni, che era stato in enorme difficoltà dalla lunetta in avvio di questa stagione, poi nelle ultime 4 partite invece sta viaggiando a percentuali incredibili, vicini all'80%. Bruno non tira, va sotto ancora da Balanzoni, subisce il fallo, 2 liberi per Balanzoni. C'è il secondo fallo di Persico. Pronto sul cubo del cambio, credo Bianchi. Sì, è così. Buone rotazioni per Andreazza, che dalla panchina può pescare
su Camillo Bianchi, su Edoardo Pedroni, su Tommaso Melteni l'anno scorso a Crema. Altri liberi per Balanzone. Quarto punto per lui. Tanto prosegue la l'ultimo tocco è di D'Alessandro, giudizio del direttore di gara. Ultimo tocco Paffoni, numero 6, la fase difensiva più o meno. 6-4 Paffoni. Dicevamo, Cantoni continua lo stretching, non si è mai allenato in settimana. E poi, ogni tanto stiamo zitti perché abbiamo completamente impallata la visuale di quella porzione di campo dove sta attaccando adesso Fratto. Subisce il fallo di Balanzoni, perplesso Ghizzinardi. Fallo di Balanzoni prima del tiro, quindi sono rimessi la fondo per il tiro. Viene rimessa per il golfo. Fratto può sparare la tripla e la manda a bersaglio. Francesco Fratto sta tirando con il 37%. Gran palla di Samoggia per il taglio di D'Alessandro. Per il nuovo più uno Paffoni. Si sono un po' sbloccati offensivamente le due squadre, Carlo. Sì, abbiamo un po' preoccupato la tripla di Fratto perché lui è un giocatore di striscia, anche adesso altri due punti per lui, lo conosciamo benissimo. Lui l'anno scorso, già due anni, gli ultimi due anni a Omegna, un giocatore che ha dato tanto alla causa rossoverde. Adesso quinto punto consecutivo per lui, prima una bomba da tre, poi il tiro da due. Ora recupera la palla Piombino, contropiede, però c'è fallo in attacco. Adesso sinceramente non abbiamo visto, io sinceramente non ho visto se fosse fallo in attacco, perché come diceva prima Daniele, purtroppo dalla nostra postazione c'è una posizione di campo che non riusciamo a vedere perché siamo qua dietro alla panchina della Paffoni. Comunque palla assegnata alla squadra di casa che conduce per 9-8, dicevo, Francesco Fratto, giocatore secondo me più pericoloso per questa partita, perché da ex ci terrà a fare bella figura contro la sua squadra, contro la sua ex squadra. Il fallo di Procacci su Cantone. Danny Lillo di Brindisi, Adriano Accella di Bari, i due arbitri di questa sera. Due liberi per Carlo Cantone. Buono il primo di Cantone. Carlo, Cantone non si è mai allenato in settimana, grande si è allenato solo ieri. Lo abbiamo anche visto, grande non sicuro nel passaggio del pallone, nel tiro. Beh, sicuramente abbiamo detto, quest'anno in questa fase del campionato la Fulgor è una coperta corta, fuori Donadoni, grande Cantone che si allenano a spizzichi e bocconi, quindi non è facile in questo momento allenarsi e poi portare sul campo quello che fa in allenamento durante la settimana. Quindi questa è una partita difficile per come si sta presentando per la Paffoni. Adesso sul campo sul cubo del cambio anche Kadin Goyer, un giocatore che ha avuto poco minutaggio nel corso di questa stagione, però a questo punto tutti devono dare quello che possono, quindi anche il giovane Kadim questa sera dovrà dare qualche cosa alla causa della squadra allenata Ghizzinardi. Piazzato a segno di Giuliano Samoggia. Piazzato perfetto, le caratteristiche tecniche di Giuliano Samoggia gli consentono di andare quasi sul sicuro. Dato Fratto, altra tripla, errore, due errori consecutivi per Fratto.
Ripresa lunga di Bruno, no, di Samoggia, chiedo scusa. Ultimi due minuti di gioco. Bianchi, buona difesa di Arrigoni. Un'infrazione di passi. Tutto nasce dalla precedente buona difesa di Arrigoni. No, comunque buone rotazioni difensive della Paffoni, stavamo giusto vedendo in questa azione, molto puntuale, veramente a mettere sempre e comunque sabbia negli ingranaggi dell'attacco di Piombino, che sta facendo veramente fatica a trovare la via del canestro con puntualità. Però in attacco sinceramente bisogna dare qualcosa in più per allungare le mani su questa partita. La Paffoni è vero che sta giocando bene in difesa, però in attacco sta subendo un pochino i ritmi lenti imposti da Piombino questa partita. E ora gran canestro di energia di Lorenzo D'Alessandro, di grande voglia, come giustamente evidenzia, sottolinea lo speaker Daniele Bagnati. Adesso un fallo ingenuo da parte di Arrigoni, secondo per lui, se non vedo male, e non vedo male. Secondo fallo per il capitano, mentre Piombino sostituisce Bazzano con Mazzantini. Ritorna sul parquet Saverio Mazzantini. Fratto con il consegnato per Pedroni, fuori il fallo fischiato a Guie. Fallo di Cadillo su Riva, primo fallo di Cadillo. Due liberi per Riva. Mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco di questa prima quarta. Sì, l'errore di Kadim in questo caso qui è stato quello di farsi trovare dietro ad Alessandro Riva. Lui non può tenere quel contatto lì difendendo da dietro, lì commetti sempre fallo. Kadim, se vuole arrivare a difendere su un giocatore che pesa almeno 20 kg più di lui, deve assolutamente stargli davanti con agilità e rischiare qualcosa sul lob, sul ribaltamento di lato. Però lì devi stare davanti, non puoi stare dietro. Rimbalzo offensivo Karim Gueye, canestro importante anche a livello psicologico per il ragazzo di colore della Paffoni. Tripla lunga, può correre in contropiede la Paffoni con D'Alessandro, e saggiamente rallenta per avere l'ultimo tiro. Ora Fratto apre per il tiro lungo e chiude qua. 16-10, il primo quarto a favore della Paffoni. 16 Paffoni, 10 Piombino. Quadro di attacco per Piombino, 16 da Paffoni, 10 Piombino, secondo quarto. Si può ricominciare sul punteggio di 16-10 a favore della Paffoni dopo i primi 10 minuti. Fratto con il piazzato a segno. Sale già a quota 9 Francesco Fratto, che è destinato a ripetere la meravigliosa partita giocata al Pala Basletta.
dove chiuse con quasi un trentello. Una palla decisamente corta di Cantone per Samoggia. Procacci si apre ancora Fratto, che finta il tiro questa volta riconsegna Procacci dietro il blocco di Fratto. Procacci a segno, disastroso avvio di secondo quarto della Paffoni, che si è fatta sorprendere due volte, no Carlo? Prima su quel piazzato di Fratto, adesso dietro il blocco. Sì, non è entrata bene dalla fine del primo quarto la Paffoni. Per questo secondo quarto di gioco, 5 punti anche piuttosto semplici se vogliamo a fuori di Piombino. Anche quest'ultima tripla scagliata al numero 3 Pedroni ha visto un gioco a due piuttosto semplice, appunto tra Fratto e Pedroni. La difesa della Paffoni non è uscita a coprire sul tiro, e a questi livelli se tu lasci un metro e mezzo di distanza in quella situazione di campo, in quella situazione di gioco, logicamente paghi dazio. Paffoni ancora avanti di uno, abbiamo detto una partita complicata, molto molto nervosa la squadra di casa che non riesce ad imporre i suoi ritmi in attacco, cosa che era già successa in quel di Alba. Bisogna che questa squadra ritorni a essere autorevole per quello che può fare in campo, perché comunque tutti crediamo in questi giocatori. È una squadra che ci ha fatto vedere un'ottima pallacanestro nella prima parte del campionato, poi complice anche gli infortuni e il fatto che comunque il lavoro in palestra sia stato parecchio condizionato nel corso delle ultime due settimane, ha avuto un calo soprattutto anche mentale, diciamo piuttosto notevole rispetto alle prime uscite della stagione. Ora il contatto su Samoggia che sbaglia. Fallo in attacco di lui, e questo letteralmente inventato con la spalla. Ma cosa hai visto con la spalla? Ma mai nella vita, a un metro dalla nostra postazione. Terzo fallo di Gueye. Questo mai nella vita fallo in attacco, mai. Un fallo con la spalla a rimbalzo, sinceramente, è una novità assoluta anche per me. Devo dire che ecco, se su una parte del campo siamo impallati e non la vediamo, qui sotto i nostri occhi il fallo fischiato che ieri era veramente inventato. Speriamo che sia solo il primo di questa serata. E ora Samoggia assist per Arrigoni per il 18-15. È una Paffoni questa che deve osare correre, altrimenti se gioca a ritmi bassi rischia di trascinarsi questa partita punto punto fino alla fine. Ti invito anche a un altro dato. Io vado a memoria, sai che la memoria raramente mi tradisce. Ora ancora fallo di Balanzoni. Secondo anche per lui. Dicevo, vado a memoria. Un canestro in contropiede ad Alba non c'è mai stato, o forse uno. Di Arrigoni nel primo quarto e poi basta. Quello che dicevo, solamente Arrigoni su una palla intercettata a metà campo ha fatto un canestro in contropiede, ma io comunque ho visto anche Ghizzinardi questa sera nel corso del primo quarto spingere i suoi a correre, soprattutto quando veniva catturato il rimbalzo difensivo. Questa è una squadra che non può giocare a ritmi bassi perché non ha secondo me le caratteristiche per poter gestire delle partite punto a punto, giocando, cioè quantomeno gestire tutte le partite punto a punto giocando a ritmi bassi. Allora Bruno Samoggia manda platealmente al diavolo l'arbitro. Bruno, altro fallo clamoroso non fischiato ai danni di Samoggia, anche questo a mezzo metro dalla nostra postazione. Balazzoni non può spendere il terzo fallo e però arriva lo stesso. Terzo fallo di Balazzoni. Terzo fallo per Jacopo.
3 di Balanzoni, 3 di Guglie per la Paffoni, Carlo. Non sono buone notizie, soprattutto questo terzo fallo di Balanzoni. C'è da dire metro arbitrale che non mi sta piacendo per niente, perché comunque abbiamo visto qualche contatto proprio sotto i nostri occhi, molto sospetto ai danni dei giocatori della squadra di casa. Dall'altra parte due falli a Balanzoni e uno a Kedingeye, che sinceramente hanno visto solamente i due signori in grigio. Speriamo di non dover commentare la partita degli arbitri questa sera, ma di dover commentare la partita dei giocatori della squadra di casa. Ora va ad Alessandro a segnare con fallo di Mazzantini. Tiro libero aggiuntivo. Anche in questo caso forse fallo un po' di compensazione. Comunque buono per D'Alessandro, che va a segnare il 23-18 con il libero aggiuntivo. Fallo, secondo me c'era molto prima, Carlo. Poi perché la posizione aveva preso con tanto anticipo D'Alessandro. Era in partita fino adesso di D'Alessandro. Primo break importante adesso. Con 7 minuti da giocare. 24-18. 18 più 1000. Più 6. Farratto. Vada Bianchi. Procacci. Passi di Bianchi. In quella situazione devi semplicemente tirare, hai chilometri di spazio per tirare e quindi deve farlo. Ma anche perché ha messo giù la palla dalla parte sbagliata, sei andato ad attaccare uno contro uno dove c'era più traffico. O lì o incroci e vai sul lato opposto dove sei in sovrannumero, se batti l'uno contro uno, ma da quella parte lì sinceramente il 99% dei casi trovi la strada sbarrata. Quindi errore anche di lettura da parte di Mazzantino. Allora D'Alessandro con la tripla va! E c'è subito minuto chiamato da coach Andreazza per Piombino. 27-18, prova a scappare la Paffoni in un momento in cui è riuscita a far girare con più fluidità la palla in attacco. Sono arrivati dei canestri con più continuità, quindi buono per la Paffoni questo 27-18. La partita che è iniziata in maniera molto molto nervosa per i padroni di casa. Ricordiamo che non siamo al Palabattisti questa sera, ma siamo al Palabertelli, complice appunto il fatto delle due giornate di squalifiche rimediate dalla Paffoni in quel di Alba. Adesso coach Andreazza chiama a raccolta i suoi per vederci chiaro un po', per arginare un pochino quelli che sono gli attacchi della Paffoni, che comunque è riuscita a trovare dei buoni tiri seppur girando in maniera molto perimetrale la palla. Infatti Balanzoni è fuori per prudenzialmente in panchina perché ha 3 falli, però mi ripeto, questa è una squadra che deve alzare i ritmi il più possibile per cercare, per non andare dietro ai ritmi lenti che tante volte gli impongono gli avversari. Intanto sono arrivati già dei risultati nel pomeriggio, con la vittoria di Alba ad Empoli e la vittoria di Varese a Oleggio, che inguaia la Mami. Una sola vittoria nelle ultime 10 partite per la squadra di coach Passera, di coach Remonti, scusate. Gran canestro di Ardella, abbiamo visto solamente la parte finale. Rompe un lungo digiuno Piombino. Samoggia lunga. Fallo in attacco di Francesco Fratto. Gran partita di Alessandro, Carlo, questa sera, fino adesso. Assolutamente molto presente sia sotto canestro che sul perimetro. Anche in questo caso va a costringere Fratto al fallo. Fratto che non aveva fatto un ottimo taglia fuori, quindi gli prende il tempo D'Alessandro. Fratto allunga il braccio, lo trattiene in maniera piuttosto netta qui sotto i nostri occhi, quindi giusto il fallo sanzionato all'ex di Omegno.
Comunque possiamo discutere, non farà 40 punti a partita, però Santiago Bruno sa giocare a pallacanestro. Ma poi soprattutto non spreca niente, quanti tiri aveva preso questa sera lo vedremo tra poco nelle statistiche alla fine del primo tempo, però un tiro, è un giocatore che quei pochi palloni che gioca li tramuta sempre comunque in quasi sempre in due punti. Ora fa la voce grossa lì sotto canestro il pivot avversario Procacci, fallo del, anzi Persico, primo fallo per lui. E lì quando il pivot avversario sbaglia quel tiro lì devi avere la forza di spingerlo via e di catturare il rimbalzo. Persico da almeno 15 centimetri sia a Samoggia che ad Arrigoni, bravo a rimanere con le mani alte e a catturare il rimbalzo, che secondo. E poi il successivo fallo che gli fruttano uno su due per il 21 Piombino, 29 Paffoni. Ora da Alessandro esce forte la difesa di Piombino e produce la palla recuperata, la difesa aggressiva con il raddoppio in post alto. Procacci consegnato per Fratto. Ora Persico che deve provare a far valere il fisico come nell'azione precedente. Sottomano Mancino per Edoardo Persico, tutti i suoi gli ultimi tre punti di Piombino, uno dalla lunetta, uno adesso. Ora brutta persa di Arrigoni con un passaggio nel nulla, fallo di Grande che manda in lunetta Piombino. Time out chiamato da Ghizzinardi. Dopo il time out chiesto dal coach Ghizzinardi. Sconsolato Ghizzinardi. Sì, è una Paffoni che non riesce a dare continuità alla sua azione. Alterna dei minuti di buone giocate a dei minuti dove prende degli svarioni veramente incredibili. Anche in questo caso palla persa in attacco e un uno contro uno troppo facile in quella zona del campo per un fallo commesso da Alessandro Grande che costeranno due tiri liberi ai danni della Paffoni per un potenziale 25-29 per Piombino. Quindi è una Paffoni che non riesce a dare continuità alla sua intensità in mentale e per cui trova a tratti troppe difficoltà sia ad attaccare che a difendere contro questa squadra. Anche lì sotto diciamo che Persico sta facendo troppo la voce grossa, è vero che lui dà centimetri sia a Samoggia che ad Arrigoni, però bisogna arrivarci e non fargli ricevere, soprattutto quando sbaglia bisogna riuscire a tagliarlo fuori e a catturare l'imbalzo successivo. In lunetta buono il primo di Procacci che sta un po' diventando il protagonista nelle fila di Piombino. 1 su 2 per Procacci, 6 punti per lui. 4 minuti e 20 da giocare. E altra persa di Grande che non sta bene. Mega stoppata di Arrigoni. Palla che va o meno per la regola della palla. Che stoppatina di Arrigoni, eh? Assolutamente sì, grande gesto tecnico del capitano che va a rimediare un'altra palla passa da parte di Alessandro Grande che, come hai detto giustamente tu, si vede che non sta bene perché non è da lui perdere quei palloni sul pressing avversario, fa fatica a giocargli uno contro uno, fa fatica a difendere e obiettivamente in una partita così dove la coperta è corta si sente la sua mancanza. Ora c'è fallo in attacco. E
Posso solo esprimere un no comment su questo fallo in attacco di Arrigoni. Tre di Arrigoni, tre di Balanzoni e tre. Tre di chi? Tre di Balanzoni, tre di Arrigoni e tre di Gueye. Si rigioca la carta Gueye, che è Zinardi. Baratto contro Samoggia con il suo classico movimento, Persico piazzato a segno, Persico dalla media. Persico da 2, 29-26. Dai 6 metri per il meno 3 di Piombino. Ora gran movimento di Karim Gueye, che riceve, lavora dal palleggio, una specie di post up. Bravo Karim, bravo. Bravo anche perché era marcato da Francesco Fratto, che gli rende a meno 20 kg, quindi bravo a ritagliarsi con il corpo questo tiro. Poi un bello step back. E ora c'è un altro fallo, no, fallo in attacco questa volta di Francesco Fratto. Fallo un po' compensativo rispetto al precedente, fischiato a, ad Arrigoni sul blocco. Quindi fallo compensativo, più pesante il terzo di Arrigoni che questo secondo di Fratto. Una grande prova a iscriversi nella partita. La bomba, 34-26. E lo fa con questa tripla. Fratto. Persico, questa volta buona circolazione di palla di Piombino. Bianchi si divora un canestro già fatto su un'azione ben costruita. Tiro corto di D'Alessandro. Poteva dare il massimo vantaggio, il più 10 alla Paffoni. Ora fallo di Persico in attacco. Non un grande arbitraggio fino adesso. Non un grande arbitraggio, l'hai detto tu. Tanti falli inspiegabili. Ora cambio per Kadim Gueye. Buono comunque il suo apporto questa sera a Sprazzi, 4 punti per lui. In difesa lo sappiamo un po' leggerino, un ragazzo molto giovane che si sta costruendo in questi anni fisicamente, però ha dato il suo apporto e lo potrà ancora dare nel corso del secondo tempo. Adesso fuori perché comunque lui ha 3 falli, l'ultimo minuto e 40 secondi. Logicamente coach Ghezzinardi non vuole rischiare. La Samoggia fa lo slalom per il 36-26, nonostante tutti i problemi, tutti i cerotti. La Paffoni scappava sul 36-26. Baghe, non so dove che sei studiati questi da casello a casello, da casello a casello. 1-31 a giocare, Ghezzinardi chiama raccolta il suo per questi ultimi minuti di gioco. Ricordiamo la Paffoni ha ben 3 giocatori già con 3 falli, tutti i giocatori da, che giocano sotto canestro, quindi Arrigoni, Gueye e D'Alessandro, anzi Palanzoni, pardon. Ci saranno 1:31 a giocare e comunque è una partita che è cominciata veramente in maniera problematica per i ragazzi di Ghezzinardi, molto contratti. Ripeto, una partita che la Paffoni va a sprazzi, riesce a fare ottime cose per 2-3 minuti per poi prendere delle bambole pazzesche nei 2-3 minuti successivi. Sicuramente questo non aiuta coach Ghezzinardi a trovare dei punti di riferimento stabili all'interno del campo. Ricordiamo comunque, questo è determinato anche dal fatto che Alessandro Grande non si è allenato tutta la settimana, stessa cosa per Carlo Cantone. Quindi sai, poi il lavoro, quando lavori male in settimana o lavori poco, alla fine i risultati in partita si vedono. 36-26.
massimo vantaggio dopo il canestro di Giuliano Samoggia. Dentro arriva ora per Piombino, si allaccia. Fallo di Cantone su Iardella. E comunque due punti in 4 minuti, poi 34 punti in 15 minuti, la Paffoni. Sì, comunque la Paffoni che si è sciolta e che a tratti ha giocato anche molto bene. Quando riesce ad alzare i ritmi si alzano anche le percentuali. Una squadra questa che non può giocare a scacchi con gli altri, ma deve imporre il proprio ritmo. Ora Samoggia. Poi rischio tecnico, Iardella. Terzo fallo per lui. Terzo fallo di Iardella. Che lascia il parquet. Ritorna sul parquet Pedroni. Ragazzo che prometteva benissimo, tantissimo, Pedroni. L'ultimo anno forse non ha fatto quel definitivo step, salto di qualità, almeno fino adesso. Punto numero 5 per Giuliano Samoggia. 2 su 2. 38-28, nuovamente più 10. Un po' di pressione ora, difesa quasi allungata da Omegna. Procacci, battimento per Riva che ha una mezza idea, poi la riconsegna Procacci e rolla. Procacci, ultimi 30 secondi, un attacco per parte, un possesso per parte. Ultimi 23 secondi. Pessimo attacco della Paffoni. Pessimo perché la palla era rimasta tanto tanto nelle mani di Cantone, che aveva mangiato tutti i secondi o quasi. Un passaggio troppo difficile per un giocatore che non c'era. Una palla persa quasi inspiegabile, come dicevamo tante volte, l'attacco della Paffoni riesce proprio anche a sorprendere per delle palle perse inspiegabili. Comunque stiamo qui a commentare gli ultimi 7 secondi, c'è un blocco di Fratto per Procacci, tiro da 3 di Pedroni che va a bucare la retina, si chiude sul 31 Piombino, 38 Paffoni. Si ricomincia. 38 Paffoni, 31 Basket Piombino dopo i primi 20 minuti di gioco. Ma basta, ma non si può difendere. Non si può difendere? Non si può difendere, Carlo. Non si può difendere questo sport ufficiale. Ma no, ma anche questo fallo fischiato ad Alessandro. Una trattenuta che non ha visto nessuno. Veramente tutta da rivedere la direzione arbitrale. Però ripeto, speriamo di non stare qui a commentare quelle che sono le scelte dei due signori in grigio. Però veramente... Ora
buono questo rimbalzo di Gueye, lanciato nella mischia da Ghizzinardi per preservare dal falli a Rigoni e Balanzoni, ricordiamo tutti e due con tre falli alla fine del primo tempo. Ora sanguinosa persa da parte di Cantone, però poi bravo Santiago Bruno a far sentire il fisico in fase difensiva a recuperare questo pallone, parte, si innesca il contropiede della Paffoni che però non ne approfitta, c'era un 3 contro 2 piuttosto vistoso. Ghizzinardi forse avrebbe voluto che i suoi andassero fino alla fine, e ora c'è fallo in attacco a Kadingue. Fallo in attacco di Kadim, quarto fallo per Kadim. Veramente tutta da rivedere la direzione arbitrale dei signori Danny Lillo di Brindisi, Adriano Accella di Bari. Dai, ma mai nella vita. Fallo in attacco è questo qui. Due invenzioni in 52 secondi. Fallo in attacco, quindi rimessa in favore di Brindisi. Quarto fallo Liguria. L'ultimo tocco è ancora del giocatore di colore, del giocatore di colore della Paffoni, che aveva difeso bene in questa situazione. Bravo a tenere qua, bravo. Bravo a tenere, a stoppare, quindi questa stoppata era assolutamente netta, nonostante le proteste del giocatore di Piombino, però assolutamente ottimo l'intervento del giocatore della squadra di casa. Adesso però Persico riesce a mettere la palla in fondo alla retina, certamente Persico quando riceve palla spalla canestro contro Gueye, Gueye fa un po' di fatica, ora Samoggia fa lo slalom, morbidissimo il suo tiro per il 40° punto della partita, si rimane sul più 7, che era lo stesso vantaggio che la Paffoni aveva al termine del primo tempo. Paffoni veramente con la coperta corta, anche visto il fatto che Balanzoni e Arrigoni hanno tre falli a testa, quindi cerca. Bravo Gueye questa volta a tenere il contatto. Piombino vuole giocare questo pallone su Persico contro Gueye. Questa volta bravissimo Gueye a far vedere le mani, a sporcare il palleggio di Persico, e poi tutta la Paffoni, tutta la squadra su questo pallone, poi per il gioco dei possessi viene affidato alla squadra di Ghizzinardi. Abbiamo anche detto della grande risposta da parte del pubblico, insomma più di 300 persone qui a San Giorgio, Carlo. Assolutamente sì, la società si aspettava una risposta, si aspettava un appoggio alla squadra in questa trasferta forzata a San Giorgio a Legnano. La risposta è arrivata, come hai detto tu, circa 300 sostenitori rossoverdi si sono sobbarcati questi 100 chilometri che dividono il Palabattisti con il palazzetto che oggi ospita questa partita. Quindi veramente complimenti anche al pubblico di Omegna, che sta facendo sentire anche oggi la sua vicinanza alla squadra che risponde con Samoggia, suntuoso, con il suo quinto punto consecutivo per il 43-33 per la Paffoni. 5 di fila per Giuliano. Fallo in attacco di Farato, anche questo. Ma che fallo, Fallo di Farato in attacco. E se la rida, se la ride. Allora il Procacci che perde un po' la testa in questa situazione, perché mette tantissima pressione oltre il legito. Fallo di Procacci, secondo fallo per lui. 7 e 11 da giocare, 43 Paffoni d'attacco, 33 Piombino che difende.
Ora fallo di Pedroni, quarto di squadra di Piombino. Arbitraggio indegno comunque, Carlo, mamma mia. Ma diciamo che quello che possiamo commentare di questi primi tre minuti di gioco di questo secondo tempo sono due cose: l'impatto su questo secondo tempo di Giuliano Samogia con 5 punti consecutivi a favore della Paffoni, che ha portato, che ha consentito alla squadra di casa di andare sul più 10, ma ci sono anche 6 falli, dico 6, in 3 minuti di gioco fischiati dagli arbitri sia da una parte che dall'altra, 4 a Piombino e 2 alla squadra di casa, che sinceramente hanno visto solamente loro. Quindi metro arbitrale poco intelligibile un po' da parte di tutti. Speriamo, ripeto, di non dover assistere a una gara condizionata dagli arbitri, che fino a questo momento non mi sono sembrati all'altezza di poter arbitrare questa partita. Comunque buon per la Paffoni che si trova lì a più 10. Il cronometro corre, Arrigoni e Balanzoni ancora tenuti prudenzialmente in panchina da coach Ghizzinaldi, perché gravati da Tefalli alla fine del primo tempo. Adesso sul campo ancora Kedingheye con 4 falli. Kedingheye per la prima volta quest'anno lanciato in maniera decisa sul terreno di gioco da Ghizzinaldi, complice anche, l'abbiamo già detto nel corso del primo tempo, il fatto che Donadoni non sarà più protagonista di questa stagione per almeno 4 mesi, complice l'infortunio alla spalla. Veramente una tegola per la squadra di casa, che si trova là veramente senza un under che quest'anno ha fatto veramente vedere delle meraviglie. Ora la parte di campo che non vediamo, e Samogia si guadagna 2 liberi, grande partita di Giuliano Samogia. Che mi deve trovare 2 biglietti. Me li ha promessi Giuliano Samogia per porti tutto fuori lì, altrimenti ha finito di giocare. Anticipo del mezzogiorno del 23 dicembre. Top scorer della partita, 12 per Giuliano. E diventano 13. Sono 7 di fila per il Pirata venuto dalla Sardegna. 45-33. Protagonista assoluto di questa fase della partita, Giuliano Samogia. 7 consecutivi per lui. Forse anche stimolato, Carlo, dal confronto a distanza con l'ex Francesco Fratto. Ma più che quello, lui è un giocatore, secondo me, di esperienza. Non sente tanto queste. Non è un giocatore che, secondo me, sente questo. Sente queste situazioni. Più che altro lui, secondo me, ha capito il momento complicato della sua squadra e dall'altro della sua esperienza ha dato veramente una grande mano all'attacco della Paffoni. Ora si infuria Ghizzinaldi per questo fallo commesso da Bruno su una leggerezza difensiva, perché comunque quel taglio secondo me era leggibile dai giocatori, diciamo, che stavano sul lato debole. Taglio di Persico che va a sbagliare il primo tiro libero non precisissimo. Edoardo Persico dalla linea della carità, 1-3 per lui, che diventa un 2-4. Quindi canestro un po' regalato da parte della difesa della Paffoni. Mancava solo un secondo per chiudere l'azione. Con un po' più di attenzione si sarebbe potuto evitare questo fallo. '45 Paffoni, '34 Piombino. Targata Solbat, la squadra di Andreazza. Ora infrazione di passi di Guayem. La ricezione è difficile. Non un grande attacco quest'ultimo della Paffoni. Procacci si prende il blocco di Persico. Poi
sbaglia il tiro, la difesa che era collassata. Cantone per il più 13, che è il massimo vantaggio della Paffoni, Carlo. Sì, adesso è una Paffoni più convincente, è una Paffoni che sta difendendo bene, con buoni ritmi, con buona rotazione di attacco, riesce a coinvolgere tutti i giocatori. Ora, tutti i giocatori appunto in attacco, l'unico neo è che è un po' deboluccia lì sotto, perché comunque Piombino cerca in maniera sistematica di dare la palla a Persico contro Gaye. Arriva il raddoppio di Samoggia un pochino in ritardo, questa volta il fallo c'era da parte di Giuliano Samoggia, che non ha potuto fare altro che spendere appunto questo fallo per evitare un canestro facile al lungo avversario, che si dovrà sudare due punti dalla lunetta, 2-4 per Edoardo Persico fino a questo momento. Va a chiudere con il primo tiro libero per il 3-5, e comunque secondo me Gaye deve fare uno sforzino in più a stare davanti al giocatore avversario, proprio perché oramai diventa abbastanza leggibile questa situazione per quanto riguarda l'attacco di Piombino, quindi devi stargli davanti e ricevere un attacco da dietro per un eventuale lob che potrebbe arrivare. Ora persa di Cantone. Gli applausi per Karim Gueye. Bravo Karim, bravo. Un po' adottato da tutti i compagni che gli spiegano gli errori, lo aiutano. Grazie, che si fa ben volere come nel gruppo Bianchi. Prende e spara senza ritmo, tanto con i piedi neanche rivolti al canestro, regola numero uno per prendersi un buon tiro, avere i piedi girati verso il canestro. Una frazione di 3 secondi in aria e palla grossa da Negro, rimessa da fondo. 3 secondi di Samoggia. Voleva riposarsi un attimo, Carlo, dai. Sì, però c'era, in effetti, lui ha stazionato un po' in mezzo all'area, si aspettava una rotazione più veloce, aveva tagliato fuori il suo uomo, invece qui c'è passi nettissimo da parte del numero 13, Bianchi. Comunque viene recuperata la palla da parte della Paffoni e poi c'è fallo molto molto netto dall'altra parte da parte di Alessandro Procacci, danni di Santiago Bruno, c'è bonus, quindi viaggio lunetta per Santiago Bruno. Ora fuori Cantone, dentro Grande. Cantone molto molto ordinato nel dettare i ritmi della sua squadra nel corso di questi primi 7 minuti di gioco del secondo tempo. Là dentro Alessandro Cantone, che ripetiamo non è al meglio, non si è allenato tutta la settimana, l'abbiamo visto anche un po' nervoso nel corso della prima frazione di gioco. Allora ci sono due tiri liberi per Santiago Bruno, veramente un giocatore che non spreca niente di quello che gli passa per le mani, un giocatore essenziale, un giocatore che difende benissimo, è un giocatore dalle altissime percentuali anche in attacco. Massimo vantaggio su 49-36. Persico contro Balanzoni. Sbaglia, segue il rimbalzo. Dai tempi di Venezia. Persico. Anche lì tanti anni fa ha avuto qualche infortunio, qualche problemino fisico. Tripla di Bruno Lunga, che lo ha fermato, e poi persa di Piombino. Sta giocando male Piombino.
Sì, anche questa palla persa, tra l'altro recuperata in maniera molto faticosa proprio dalla difesa, poi una palla persa inspiegabile. C'era la sagoma di Ghizzinardi di fronte ai nostri occhi, sinceramente non ho neanche visto come abbia fatto Piombino a perdere questa palla. Comunque buon per la Paffoni che si trova un pallone in più da giocare. Ora c'è uno contro uno, fallo di Pedroni, terzo fallo, sembra che siete, no, secondo fallo per lui. Comunque c'è bonus, ci saranno due tiri liberi per Alessandro Grande. 49-38, 2:50 da giocare, una Paffoni molto molto convincente, diciamo, in questa seconda frazione di gioco, nonostante le limitate rotazioni anche a causa dei falli che gravano sulla testa di Capitano Arrigoni e su Balanzoni. Primo libero segnato da Alessandro Grande, 50-38, secondo libero che viene sputato fuori dal ferro. 2:48 da giocare. Più 12. 1-2, come diceva Carlo, per Grande. Fallo di Samoggia. Terzo fallo anche per Samoggia. Quarto di Samoggia, chiedo scusa. Terzo, non quarto, chiedo scusa. Errore al tavolo. Torna a segnare Fratto, che era fermo dal primo quarto, aveva messo 9 punti nei primi 6 minuti, poi non aveva più segnato, Carlo, ma non per demerito suo, ma perché era, non è mai stato coinvolto, mai un vantaggio, un tiro per lui. Sì, diciamo che il gioco di Piombino è diventato tutto a favore dell'altro pivot persico, lui si è trovato molto molto fuori dall'area, non è mai riuscito poi a innescare dei tiri da fuori, quindi buona la difesa da Paffoni su di lui, un po' meno da sotto, là da Alessandro, va al tiro, sputato fuori, bravo Santiago Bruno a recuperare questo pallone e poi a servirlo in maniera ottima per Capitano Arrigoni. Quarto fallo per Persico. Ed è il quarto fallo per Persico e questa è un'ottima notizia per Ghizzinardi, perché Persico era stata la classica spina nel fianco della difesa della squadra di casa, ora deve uscire e quindi sarà un po' più semplice per la Paffoni difendere lì sotto. Ora sbaglia il primo libero d'Alessandro. Va con il secondo, rimane avanti la Paffoni 51-40. 51-40, altro viaggio da 1-2 per la Paffoni della Lunetta. Iardella, finta il tiro, va da Balanzoni in post basso, Fratto contro l'Arrigoni, passo di incrocio, lungo il rimbalzo di Grande. Tecnico A alla panchina. Il Lunetta, Iardella che sbaglia il tiro libero aggiuntivo. Ricordiamo che la palla è della Paffoni nonostante il tecnico fischiato. 1:50 da giocare, Paffoni per 11 e palla in mano. Il tecnico non era stato preso da Ghizzinardi ma da un componente della panchina, non sappiamo chi, Carlo. Sì, non è stato Ghizzinardi a dire qualcosa all'arbitro, ma un componente della panchina. Comunque Iardella non ha approfittato. La palla poi è rimasta nelle mani di Omegna a causa del cambio di regolamento introdotto quest'anno. Ora Piombino cerca di dare più fluidità alla manovra d'attacco, trova finalmente un tiro da fuori piazzato Fratto,
però rimasto troppo lungo secondo me fuori dalla partita, un po' dimenticato dai suoi compagni che hanno accentrato molto il gioco sotto canestro su Edoardo Persico. Alla fine perdi per strada però il ritmo di un Francesco Fratto che secondo me in queste partite può fare la differenza. Si riparte su più 11 per la squadra di casa, un minuto da giocare. D'Alessandro sotto canestro va a segnare, ottima la scelta di tempo, il taglio di D'Alessandro che va a segnare con il libero aggiuntivo. Stasera veramente di grande grande spessore la partita di D'Alessandro, molto solido, molto presente, molto molto sveglio difensivamente e anche soprattutto offensivamente. Può andare a quota 14 D'Alessandro e ci arriva. Più 14 che è il massimo vantaggio della Paffoni. E bel canestro adesso di Iardella in penetrazione. Aiuto è arrivato con il timing sbagliato. Anzi, non è proprio arrivato, non è che non è arrivato col timing sbagliato, non è arrivato. E Balanzoni, questa forse è la migliore azione offensiva della partita, pazienza, corrette spaziature, palla giusta al momento giusto. Mi hai rubato le parole di bocca, la migliore azione della partita, tiro costruito per Balanzoni, spalla canestro contro Fratto, Fratto no, tra l'altro non è uno morbido, però alla fine... bravissimo a chiudere a canestro, 56-42, si chiude qua il terzo quarto. Si ricomincia ultimi 10 minuti e ci si arriva con una Paffoni avanti meritatamente di 14. Recupero di D'Alessandro. Ed è anche importante, Carlo, provare a vincere con un margine importante, perché verosimilmente comunque Piombino è una di quelle squadre che arriverà nella parte alta della classifica. Assolutamente sì, ma poi soprattutto dopo la sconfitta di Alba che ha fatto male a tutti, società, squadra, tifosi, diciamo che vincere con un bel margine dà fiducia a tutti. Ora Arrigoni si perde per strada il tagliafuori su Mazzantini, si infuria su questo canestro regalato a Piombino. Ghizzinardi, sono regali questi che non bisogna concedere in una partita come questa. Ma no, questo fallo in attacco, ma Ghizzinardi non la prende benissimo. Fallo in attacco per Iago Balanzoni. Quarto di Balanzoni. Pronto nuovamente Giuliano Samoggia, quarto di Balanzoni. Possesso importante offensivamente per Piombino, difensivamente per la Paffoni. Sparato giustamente attacca Balanzoni che è gravato di quattro falli.
Sbaglia Fratto. Sì, Fratto va ad attaccare Balanzoni, gravato da quarto fallo, però bravo Jacopo a difendere in maniera ottima, a recuperare il rimbalzo senza commettere il quinto fallo. Ora invece Balanzoni ad attaccare Fratto, recupera il suo rimbalzo, sono però 3 secondi da giocare, va con il piazzato, un immenso D'Alessandro, 16 punti per lui questa sera, miglior partita della stagione per D'Alessandro. Sontuosa partita di D'Alessandro, sontuosa partita di D'Alessandro sulla Serena. Qui errore di Piombino, rimbalzo di Pedroni che riapre per Bianchi fino in fondo. Mazzantini, non Bianchi, chiedo scusa. Quasi da solo sta provando a tenere in partita Piombino. Pallonetto su Balanzoni, cercato l'anticipo Bianchi. E dello Savage Campione escono Balanzoni e Santiago. Fuori Bruno e Balanzoni. Ha richiamato Andreazza ora dalla coppia arbitrale. Grande sull'assist di Arrigoni. Quella difesa di Piombino, si era presa una pausa inspiegabile. Passi. Questo è passi tutta la vita. Passi giganteschi, passi di Francesco. Pallo lì da Alessandro. Pallo di Lando D'Alessandro. Due liberi. L'arbitro di Ricardo ha fatto un'azione di tiro. Questi sono due fili del Mazzantini. Uno fallo per loro. Mamma mia, mamma mia. Due su due di Mazzantini, no, uno su due di Mazzantini. Uno su due di Mazzantini. Ma io dico da Bari, da dove? Da Bari e da Brindisi. Da Bari e da Brindisi. Per arbitrare così male da una parte e dall'altra, ci mancherebbe. Però male, male. Sì, assolutamente, due decisioni di Daniele Paffoni veramente inconcepibili, quel fallo di Samoggia e poi soprattutto anche il fallo di D'Alessandro, fallo nettamente sul primo palleggio. Assolutamente non erano mai nella vita due tiri liberi concessi all'attacco avversario. Comunque ripetiamo, arbitraggio male male sia da una parte che dall'altra. Samoggia 6:20 da giocare. Tripla Alessandro. Più 16. Canestro e fallo di Iardella. Vanificata la prodezza di Grandi da questo gioco da 3 punti possibili di Iardella.
Sì, bravo Iardella in questa occasione a farsi largo nella difesa della Paffone, un po' ingenua perché a quel punto lo lascia andare il giocatore, invece si è cercato un intervento in extremis che è costato il canestro con il libero aggiuntivo, che appunto va a vanificare la prodezza di Grande dell'azione precedente. Comunque rimane saldamente al comando la Paffoni con un più 13, 5-51 da giocare. Logicamente la partita non è finita, Piombino sta dimostrando di volerci credere fino in fondo, rinuncia al tiro da sotto a Arrigoni, fuori per Samoggia che va in mezzo all'area, tiro morbido per lui, non va. Poi si lotta a rimbalzo, l'ultimo a toccare proprio Giuliano Samoggia. Palla segnata a Piombino. Ripeto, la partita assolutamente non è chiusa, anche perché Piombino sta veramente spingendo sull'acceleratore per cercare di ricucire lo svantaggio. E la Paffoni si trova con parecchi uomini gravati da parecchi falli. Ora buono questo rimbalzo da parte di Arrigoni. Cronometro che corre, 5-17. Grande per Cantone che con la tripla del professore, 66-50, 5 minuti da giocare. Questo è il canestro che probabilmente, possiamo dirlo, chiude la contesa, anche se Mazzantini colpisce dall'arco. Però 4-40, 13 di margine, sono tanti, tanti punti per la Paffoni, Carlo. Sì, certo, sono tanti tanti punti, però 4-41, la partita non è ancora chiusa. Piombino dimostra di crederci ancora. Alta la difesa della squadra ospite, palla però nelle mani di Grande, tutti via dall'area. Grande vuole giocarsela lui nell'uno contro uno, va in penetrazione, qui c'è fallo netto sul corpo di Grande. Ora bravissimo un immenso D'Alessandro che va a recuperare un grande pallone, poi spreca cercando l'assist immediato su D'Alessandro, da parte va Iardella a prendere questo fallo da parte di Carlo Cantone, che vuole spezzare un pochino il ritmo della squadra avversaria. Però D'Alessandro un po' precipitoso nel cercare l'assist su Grande, su quel pallone recuperato. Altro giro in lunetta per Piombino, nella fattispecie con Iardella. Sale a quota 10, possono diventare 11 i suoi punti, può tornare a meno 11. Questo break di 5-0, la squadra di Andreazza. Emilia ha già raggiunto il bonus, 4-13 da giocare. Cantone scappa, la palla in mano. Alessandro Lorenzo, l'ombra del partito, 19-19 per Lorenzo Alessandro. Bellissima quest'ultima azione della Paffoni, tutti i giocatori in palleggio a stringere la difesa di Piombino, che si chiude su tutte le penetrazioni, ma poi si fa trovare puntualissimo Lollo D'Alessandro per questo proprio liberissimo, prende la mira, innesca questa tripla per il nuovo più 14 per la Paffoni, 3.54 da giocare. Coach Andreazza chiama minuto, vuole sicuramente alzare al massimo il ritmo dei suoi, che comunque hanno prodotto parecchio in attacco nel corso di quest'ultimo quarto. Però la Paffoni è stata veramente brava ad amministrare questa partita con delle ottime giocate. Finalmente abbiamo rivisto la Paffoni che eravamo abituati a vedere nella prima parte di campionato, la Paffoni che si era un po' persa strada facendo nel corso delle ultime giornate. Secondo me una vittoria convincente contro Piombino può fare cambiare tanto nella testa dei giocatori nel corso di questo mese piuttosto complicato. Ripetiamo, sconfitta ad Alba la settimana scorsa con 2 giorni di squalifica del campo, quindi momento difficile un po' per tutti. La notizia di Donadoni che sarà fuori per 4 mesi. Sicuramente la Paffoni, se vuole avere velleità di vincere questo campionato, dovrà ritornare sul mercato a questo punto. E la buona notizia comunque è anche il coinvolgimento di Cadinghe nelle rotazioni, giocatore di colore, ha dato tanto questa sera alla causa rossoverde. Ora una buona difesa e la persa di Piombino.
che però, Carlo, posso dire una cosa, che è questa una partita che è una grande bocciatura per Piombino, in questo senso: se vai a giocare una partita contro una Paffoni ferita nell'orgoglio ma soprattutto nel fisico, senza Donadoni, con Grande e Cantone che non si sono allenati fino a venerdì, fino a ieri, primo allenamento ieri di Cantone, Grande e di Balanzoni, in campo neutro, e fai questa partita veramente negativa, insomma è una prima bocciatura per Piombino, secondo me questa. Sì, è una partita che poteva valere, non dico una stagione, ma quasi per Piombino, perché comunque venire a vincere qui contro una squadra incerottata in un momento di difficoltà vuol dire che Piombino non è riuscita a cogliere l'attimo. Ora c'è fallo di Liardella su Grande, giudicato antisportivo. Anche qui, secondo me, ci stava il fallo, però antisportivo mi sembra un po' eccessivo ai danni del giocatore della squadra ospite. Comunque, dicevamo, Piombino avrebbe potuto fare il colpaccio questa sera su questo campo neutro contro una Paffoni assolutamente in emergenza, però brava, brava, brava la squadra di Ghizzinardi a portare a casa questa partita, perché ormai lo possiamo dire, 69-55, più ci saranno tre tiri liberi più possesso, perché la panchina di Piombino ha anche rimediato in questo frangente un fallo tecnico, quindi saranno, appunto, ripeto, tre tiri liberi più possesso. Diciamo che ormai la partita può considerarsi in ghiaccio. Ripeto, una Paffoni molto molto autoritaria contro la squadra che comunque occupa il quarto posto in classifica e che con una vittoria oggi avrebbe potuto raggiungere i rossoverdi al secondo posto. Due su due dalla lunetta Grande. Due su tre, rimessa Paffoni. Diciamo che dopo quello che era successo ad Alba si aspettava, doveva arrivare una reazione, la reazione c'è stata, e come, davvero splendida la Paffoni per atteggiamento questa sera. Ancora da Alessandro. Fallo su Pianchi. Il fallo di Sanaggia, quinto fallo per noi. Esce Giuliano, rientra Jacopo. Ma era un metro Samoccia, era un metro. No, ma meno male che non si chiude punto a punto questa partita, perché i signori Lillo di Brindisi, Acella di Bari, io non so cosa si sarebbero potuti inventare in una partita punto a punto, assolutamente inadeguati per la categoria. Meno male che la partita ha preso dei binari assolutamente di vantaggio per la squadra di casa, che comunque ha sempre condotto con autorità fin dall'inizio del secondo tempo e ora si trova a gestire un più 15 con 2 minuti e 24 da giocare. Grande nell'angolo per Arrigoni con la tripla, è il capitano per il 74-56 più 18. Le velleità di Piombino si spengono definitivamente sulla bomba del capitano. Dall'altra parte, quinto fallo per Balanzoni, costretto ad abbassare il quintetto per questo finale Ghizzinardi, mettendo dentro Santiago Bruno, però oramai è finita. Buono il primo libero di Procacci. 2 su 2. 2 su 2.
74-58. Palla persa da Grande. Poi arriva il fallo fischiato ad Alessandro. Direzione di gara male male, Carlo, eh? Assolutamente sì, anche in questo frangente Persico non aveva neanche provato a saltare, aveva preso sì la palla, però non aveva l'inerzia per poter caricare il tiro. Non mi sembra che ci fosse un contatto sulle sue mani. Sono due tiri liberi regalati al lungo della squadra ospite. Meno male che tutto avviene a 1.45 della fine, con il punteggio sul 74-58 per la squadra di casa, per cui danni irreparabili non ne potranno derivare da questa ennesima decisione arbitrale, per usare un eufemismo non del tutto condivisibile. Comunque godiamoci questa vittoria dopo la sconfitta di Alba. Paffoni che rimane comunque agganciata ai primi posti della classifica. Mancano poi 4 partite per il termine del girone d'andata. Ricordiamo che le prime due conquisteranno il diritto di partecipare alle Final Four di Coppa Italia, che si terranno la prima settimana di marzo, per cui è importante per il morale, per la società, andare a tornare a difendere la Coppa Italia conquistata lo scorso anno. Possiamo dire che alle finali di Coppa Italia non ci andrà Piombino, perché con questa sconfitta va a meno 4 dalla Paffoni, che è un meno 6, quindi Piombino i posti se li giocheranno Omegna e San Miniato. Sì, assolutamente, Firenze, Omegna e San Miniato sono le tre squadre che presumibilmente si giocheranno appunto il posto per accedere alle finali della Coppa Italia, che ricordiamo lo scorso anno fu vinta proprio dalla Paffoni Omegna. Io 15, palla in mano per la Paffoni, Grande. Voleva un contatto che non c'è. La difesa di Arrigoni, quindi la falla in attacco di Procacci. Pessima partita di Procacci, che ha avuto una fiammata nel primo quarto, poi ha dato poco alla sua squadra. La curva di casa continua a chiamare coach Ghizzinardi. Qui forse c'era il fallo di Fratto, ma non cattivo, di Francesco. Pronto Ramenghi sul cubo del cambio. Storie tese tra Fratto e Cantone. Anche questo fallo in attacco cosa mi rappresenta? Cosa mi rappresenta questo fallo in attacco? È un fallo in attacco che hanno visto solamente gli arbitri. Poi minuto di sospensione chiamato da Piombino sotto di 15 con 34 secondi da giocare. Forse Piombino vuole giocarsela fino alla fine per un'eventuale disputa sulla differenza canestri, un'eventuale
rush finale di campionato proprio con la Paffoni. L'unica spiegazione è quella, perché comunque sotto dei 15 con 34 secondi chiamare minuto di sospensione, se non hai un qualcosa a cui ambire, una scelta piuttosto discutibile. E comunque ennesima perla arbitrale da parte dei due signori, ripeto, Lillo di Brindisi e Ascella di Bari. Meno male che non si è finiti punto a punto. Ma questi sono veramente scarsi. Ma veramente scarsi. Ma veramente scarsi. Ma veramente scarsi. Tu dopo una partita come quella di Alba mandi due arbitri del genere, ripeto, che hanno arbitrato in una maniera allucinante da una parte e dall'altra. Da una parte e dall'altra. Se per la partita più importante di giornata le designazioni e la qualità arbitrale questa, c'è da mettersi le mani nei capelli. Io ne ho tanti di capelli, grazie a Dio, però ragazzi, mamma mia, mamma mia. È fuori la prima. Assolutamente, godiamoci questa vittoria della Paffoni, 74-59 con 28 secondi da giocare. Però, come dice giustamente Daniele, tu per la partita di cartello di campionato non puoi mandare due arbitri così, diciamo chiaramente scarsi, a dirigere questa partita. Ma veramente, e hanno anche penalizzato lo spettacolo, il metro non l'abbiamo capito dall'inizio, non l'ha capito nessuno. Arrigoni tripla lunga, rimbalzo di Persico. Tripla che non prende niente, si chiude qua 74-60. Torna a vincere la Paffoni, lo fa con una grande prova di carattere, anche di qualità. Bravi ragazzi. Da parte di Daniele Piovara, un grazie a Gigi Aiman alla camera, un grazie a Carlo Orsi. Arrivederci sugli schermi di Vicio Azzurro TV. Facciamoci un applauso, perché 80 km di distanza sono stati bellissimi. Facciamoci un applauso. Thank you.